Bello della quiete in montagna e dell'inquinamento. Ecco qua. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in montagna con Pier. Oggi siamo nel Parco Nazionale Gran Sasso dei Monti Alaga e siamo proprio sui Monti Alaga e andremo sulla vetta dei Macera della Morte. Sono in compagnia di Filippo, quello qui, il canale YouTube Tour Summit, e Gianni. Con la macchina siamo arrivati fino a Spelonga e siamo saliti per una carrareccia che ci ha portati fino a qui, la località Il Poggio. Appunto, proprio qui sotto si lascia la macchina, ma noi abbiamo deciso di lasciarla un po' più sotto per goderci di più il bosco. Colori autunnali stupendi oggi. 30 ottobre 2021. Guardate che spettacolo di colori. E la nostra vetta di oggi sarà questa qui. Qui in lontananza il Pizzo di Sevo, il Monte Pizzitello, il Monte Levene. Dove ci ho fatto un video e ve lo linko qui in alto a sinistra. Fra un po' arriviamo sotto al Monte Comunitore, che in pratica è questo qui sopra di noi. Però noi piegheremo a destra per il sentiero 301 e andremo appunto sulla vetta di Macera della Morte. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram. E ci vediamo lungo il sentiero e buona visione. Stiamo salendo verso Passo Il Chino, che a sinistra ci porta al Monte Comunitore, a destra al Monte Macera della Morte. Qui si è aperto un panorama qui verso, diciamo, l'inizio del Bosco del Cugnolo, questa zona qui, per intenderci. Spettacolo di colori. E giù verso il Terminillo e i Monti Ariatini. Abbiamo da poco abbandonato Passo Il Chino e dietro le mie spalle c'è il Monte Comunitore, questo qui, e sullo sfondo il fantastico Vettore con la Cresta del Redentore. Qui c'è il Rifugio Giglioli con il Passo delle Ciavole, la Cresta del Redentore con cima di punta di Prato Pulito e via discorrendo. E giù in fondo si intravede anche la Sibilla con la sua bellissima cresta. Qui sotto qui il paese di Monte Monaco, se non erro. Oggi comunque è giornata a colori spettacolari, l'autunno comunque è una stagione stupenda. E adesso vi ripeto, sentiero 301, percorso tutto in cresta, oggi escursione tranquillissima. Adesso attraverseremo un bel pezzo del Bosco del Cugnolo, poi usciremo definitivamente in cresta che ci porterà sulla vetta di Macera della Morte. Ufficialmente usciti dal Bosco del Cugnolo e adesso andiamo in direzione Costa della Pedata. Qui siamo in zona Selva Piana. Questa zona qui, bello il panorama sui Reatini, sul Monte Comunitore e su tutto il gruppo del Vettore. Qui verso la costa di Monte Rotondo, questa zona qui è Costa Cerasola. Qui, questa qui è la vetta di Macera della Morte. E questo è lo spettacolo con i colori dell'autunno. Giù verso i Monti Gemelli, qui zona Le Porche del Monte Girella, il Monte Foltrone e questa zona qui comunque Valle Castellana. Qui c'è Filippo che prepara la sua action cam. Va bene, saliamo.
Ed eccoci arrivati in zona Fonte della Pedata, facendo una piccola deviazione a destra al sentiero 301 che stiamo facendo adesso per andare su Macero della Morte. Si arriva appunto a questa fonte dove c'è acqua e questo stazzo barra rifugio della pedata, con vista comunque super su tutti i monti sibillini e reatini qui. Va bene, è giunta l'ora di mangiarci qualcosina. Io mangio una barretta, Filippo salamini e crackers all'olio d'oliva. Salamini e crackers all'olio d'oliva. Gianni digiuna, un sorsettino d'acqua e si va in vetta. Il bello della quiete in montagna e dell'inquinamento. Ecco qua. Bello sentire l'odore della benzina in montagna, ah, spettacolo. Dopo la piccola pausa e ristoro, interrotta purtroppo anche dal rumore dei motociclisti, stiamo salendo in vetta a Macero della Morte. Si è aperto un panorama verso il Pizzo di Sevort, che è questa zona qui, bellissimo. Questo qui è il Monte Levene e qui in alto il Monte Pizzitello. Comunque panorama che vi farò vedere adesso, inoltre arrivati in vetta. Giornata spettacolare oggi, temperatura perfetta, né troppo caldo né troppo freddo, panorama assurdo, tutto il bosco qui bellissimo. Stiamo salendo costa Piangrano, che è questa qui, e qui verso il Pizzo di Sevo. Questa zona qui è zona Le Valle, con il suo bosco qui sotto. Siamo arrivati in zona Il Termine, dove c'è il cippo di confine che vi ho fatto appena vedere, quello delimita in pratica il confine tra Abruzzo, Lazio e Marche. In pratica il cippo è qui, qui siamo in Abruzzo, qui nel Lazio e adesso nelle Marche, e qui c'è la nostra vetta. Ed eccoci arrivati in vetta al Monte Macero della Morte. Che ve lo dico a fare, ragazzi, panorama unico oggi. Guardate che bello qui verso Pizzo di Moscio, Cima Lepri, Pizzo di Sevo, qui il monte di mezzo di Pizzo di Sevo, il Pizzitello, Monte Levene, poi questo qui è il Pelone Settentrionale. Che spettacolo, giù si intravede anche un po' il Gran Sasso con la parete nord del Camicia e il Prena. Qui c'è il Monte dei Quarti, qui c'è il Monte dei Morti, qui tutto lo spettacolo verso la Valle della Corte, qui sotto si va verso la Cascata della Volpara e continuando verso la Cascata della Prata. Qui si continua sempre in cresta, si va verso Umito, da dove si può anche salire per questa vetta. E colori stupendi, l'Adriatico, i Monti Gemelli con il Girella e il Foltrone che vi ho già fatto vedere prima. Panorama che ci ha fatto sempre compagnia oggi su tutti i sibillini, con il Vettore. Qui giù si vede la Sibilla con il Monte Priora dietro. Questa è la cresta che faremo dopo il ritorno. Scenderemo sempre per il sentiero 301 sulla via che abbiamo fatto stamattina per salire, però scendendo qui in cresta per la cresta del Monte Macero della Morte. E qui già tutto quello che vi ho elencato prima. Bellissimo il panorama verso i Reatini, qui il Terminillo tra l'altro. Questa zona qui, diciamo, sotto il Monte Pizzo di Sevo è zona Il Peschio. Questo qui sotto, se non erro, è il Bosco della Carbonara. E comunque oggi i colori del bosco sono spettacolari. Stagione autunnale quest'anno veramente bella. Soprattutto il Bosco della Valle della Corte qui sotto, questo qui. È bellissimo anche il bosco qui verso la valle, questa zona qui. Vabbè, ripeto, oggi panorama unico, giornata perfetta. Questa qui è la cresta del Monte Rotondo. Abbiamo abbandonato già da un po' la vetta del Monte Macero della Morte, per la sua cresta bellissima tra l'altro. Questa qui
e il panorama comunque è sempre unico. Il Gran Sasso giù e qui sembra di essere in Islanda. Spettacolo, spettacolo, con i colori autunnali che oggi fanno da padroni. Oggi il paesaggio comunque è stupendo, guardate che colori, spero che in GoPro renda. E Filippo oggi è rimasto veramente estasiato, nel frattempo ha deciso di buttare i bastoncini. Laga sotto, approvatissima. Ci vorrebbe un'altra escursione per confermare tutto questo, però alla fine ne ho vista parecchia, è la prima volta e quindi va molto bene, la rifaremo. Adesso ci rimettiamo nel bosco del Cugnolo. Qui siamo in zona selva piana, stesso itinerario di stamattina. Questo qui è il bosco del Cugno dove adesso torneremo, qui costeggiando la costa di Piangrano, questo piccolo pezzo di cresta. Qui nel frattempo è colore dell'autunno sulla cresta di Monte Rotondo, questa zona qui comunque è costa Cerasole qui. Che lasciamo alle spalle il bosco del Cugnolo, qui il vettore l'ha fatto da padrone oggi. Qui il monte Comunitore, bellissimo, proprio un picco nel nulla, stupendo. E siamo quasi addirittura d'arrivo alla macchina, non manca moltissimo, quindi adesso qualche altra piccola ripresa e poi ci vediamo per i saluti finali. Dopo ben 19 km e 84 per esattezza e 926 metri di ascesa siamo arrivati alla macchina. Eravamo proprio qui sulla Macera della Morte, giornata strepitosa, colori autunnali top, quindi non possiamo lamentarci. Filippo è innamorato della laga. Ormai sì. Gianni ormai è un veterano della laga. Ragazzi, l'escursione finisce qui, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché molti di voi che visualizzano i miei video non sono iscritti, iscrivetevi, tanto non vi costa nulla. Attivate la campanellina e seguitemi anche su Instagram. E da me, Gianni e Filippo, ciao. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima escursione. Ciao ciao. Bye bye.